fatto d'azione Terra dei Fuochi non ha funzionato come doveva funzionare. Adesso si deve cambiare marcia. Ho già parlato con la ministra dell'Interno. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa risponde ai comitati della Terra dei Fuochi che hanno manifestato all'esterno della mostra d'Oltremare di Napoli, dove si è svolta la manifestazione Italia 5 Stelle. Il bilancio di questi ultimi mesi nella Terra dei Fuochi mostra rispetto allo scorso anno un aumento dei roghi dei rifiuti. Dopo il calo del 2018, il 2019 ha segnato un aumento del 25% in più di incendi. Il decreto, che non fu un decreto ma che invece fu un protocollo tra Stato e Regione, doveva liberarci dalla Terra dei Fuochi e accompagnarci, il Premier disse proprio così, alla trasformazione in terra dei cuori. Purtroppo non abbiamo visto i risultati sperati, e perché crediamo fortemente che invece bisogna rafforzare l'intelligence in quei territori, quindi un'operazione di intelligence importante, ma soprattutto intensificare il modello che abbiamo già sperimentato con il viceprefetto Gerlando Iorio, delegato ai roghi della Terra dei Fuochi, quel modello che mette insieme tutti gli attori di quel territorio, dai sindaci alle forze dell'ordine, li coordina in un'operazione di intelligence e di intervento, e un modello che ha dato dei piccoli risultati. Infatti nel 2018 i roghi sono calati. Oggi bisogna riportare la cabina di regia a Napoli, bisogna ripartire da quel modello e intensificare prevenzione, intelligence e controllo. A delineare un quadro della situazione nella Terra dei Fuochi è l'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, il viceprefetto Gerardo Iorio. A bruciare sono prevalentemente roghi domestici, con un incremento del 30%, e l'aumento dei roghi, ha spiegato, ha riguardato anche i comuni napoletani e casertani non facenti parte dell'area della cosiddetta Terra dei Fuochi. Ciò a dimostrazione che sul quadro generale influiscono le attuali difficoltà del sistema di gestione del ciclo ordinario dei rifiuti. Ma questi dati negativi per il viceprefetto sono probabilmente causati anche da un fatto positivo. Nella sua nota il commissario sottolinea infatti che va evidenziato il dato positivo dell'assenza di incendi presso i siti di stoccaggio e trattamento rifiuti di Napoli e Caserta, a seguito delle misure adottate attraverso i piani di controllo del territorio che vedono impegnati in larga parte i militari dell'esercito. Per vigilare i siti di stoccaggio, infatti, si è dovuto spostare una parte dei militari impegnati nel controllo quotidiano del territorio.